tentativi di Decio di soffocare la nascente chiesa cristiana furono un fallimento. Nel 250 d.C. l'impero romano conta 60 milioni di abitanti circa, fra cui un milione di cristiani. 50 anni dopo, l'impero non è cresciuto, ma ora i cristiani sono 6 milioni, un decimo della popolazione. La chiesa cristiana era cresciuta numericamente ed era diventata molto ricca. Possedeva grandi edifici. Era un'istituzione autonoma che viveva nei confini dell'impero. Diocleziano comincia a vedere questa istituzione come una minaccia per Roma. Nel 303 d.C. l'imperatore Diocleziano decide di decapitare il movimento cristiano. Scritti e luoghi di culto devono essere distrutti. Tutte le assemblee dei cristiani sono già proibite e i cristiani non hanno più diritto a presentare istanze in tribunale. Molti finiscono in carcere. L'imperatore vuole un ritorno ai giorni di gloria di Roma. Diocleziano vuole che la religione tradizionale sopravviva e rifiorisca. Diocleziano impone a tutti i soldati dell'esercito imperiale di compiere sacrifici alle divinità di Roma, ma molti cristiani si rifiutano. Diocleziano esalta il culto dell'imperatore, cioè di se stesso, proclamandosi divino. Impone ai cristiani che occupano una posizione di rilievo nella società romana una scelta molto netta. Li mette alla prova, pretende che offrano sacrifici. Se non lo faranno, si mostreranno sleali nei confronti di Roma e dell'imperatore e perciò saranno dei traditori. E chi tradisce muore sul rogo. Diocleziano ordina che i cristiani vengano radunati dovunque si trovino. Queste persecuzioni hanno nel mirino le élite. Ma chiunque altro poteva esserne vittima, rischiando di cadere nelle retate. L'editto del 303 aprì la strada a un modo di operare che possiamo chiamare crudeltà istituzionalizzata. Gli ufficiali romani incaricati di far rispettare le leggi dovevano condurre chi opponeva resistenza davanti a una corte, torturarlo per ottenere informazioni e fargli abiurare ufficialmente e pubblicamente la fede cristiana. In passato c'erano già state persecuzioni contro i cristiani, ma Diocleziano spinge all'estremo questo fenomeno. E forse l'imperatore che arriva più vicino ad annientare la Chiesa cristiana. Secondo le stime degli storici muoiono circa 5.000 persone. Ma in mezzo a tutto questo sangue una cosa è chiara: siamo di fronte all'agonia di una fede un tempo potente ed è la religione antica, non il cristianesimo, che sta morendo. Presto lo Stato romano e la classe dirigente cristiana si fonderanno e diventeranno una sola cosa. And that's all, folks.